Cari amici, bentrovati, mi trovo presso la chiesa del Purgatorio. Oggi ci sarà la scinnuta del gruppo Gesù dinanzi ad Anna, appunto affidato al ceto dei fruttivendoli. In qualità appunto di rappresentante del ceto abbiamo Vito Anastasi, al quale chiediamo come avete accolto questa modalità di scinnuta. L'abbiamo trovata, ma una cosa fatta bene anche dalla parte del prete di fare questa iniziativa, e abbiamo collaborato di fare questa con gli altri di fare questa cosa. È la prima volta, è una cosa buona, perché mi dispiace per i cittadini giapponesi che loro ci tengano pure questa precisione. E se dobbiamo adeguare quello che dice il prete Padre Alberto per questo. Sì, per i cittadini trapanesi dispiace tantissimo, perché erano affezionati alle scinnute, che era un momento anche di preparazione, però effettivamente non è colpa di nessuno, ma è tutto causato dalla pandemia del Covid, che speriamo finisca presto. Dove possiamo assistere la scinnuta di stasera? Sarà pure trasmessa in diretta streaming? Forse di sì, come dicono, che ogni giorno, ma quelle che hanno preceduto a noi, ci sarà la diretta anche questa per il nostro gruppo, per questo. Grazie, Vito.